Ciao. Guarda che ti ho portato. Ciao Enrica. Ciao, come va? Vederti. Ciao. Vieni, accomodati. Grazie. Grazie mille, Gianni. Ciao. Ciao. Oh, Enrica. È un po' che non ci si vede. Eh sì. Ti ho disturbato perché ho avuto una lunga chiacchierata piacevolissima con Giancarlo. Ora però, in merito sempre a Cesare Lombroso, vorrei che tu potessi aiutarmi di fatto a comprendere meglio gli aspetti più legati all'ultima parte, all'ultima fase della sua vita, che è stato appunto il momento più affascinante, no? Con il contatto con questa Eusapia Palladino. Certo. Puoi aiutarmi su questo? Certo. Sì, diciamo che è stata letteralmente un cambio di prospettiva molto importante nella vita di Cesare Lombroso, che è stata accolta tra l'altro con molta sorpresa. Beh. È stato anche molto pubblicizzato questo evento, perché sappiamo che Lombroso aveva dei fortissimi pregiudizi contro la medianità, contro lo spiritismo in generale. E però venne nel 1891 convinto da Ercole Chiaia a incontrare Eusapia Palladino a Napoli. Inizialmente non voleva, poi venne a sapere che comunque diversi suoi colleghi, anche degli psichiatri, avevano deciso di incontrarla e quindi di cercare di capire, di studiare, certo, effettivamente, certo, questi fenomeni e capire se utilizzasse effettivamente dei trucchi, perché dobbiamo anche ricordare che verso la metà degli anni 70 dell'Ottocento comunque la Palladino aveva vissuto una fase di oblio, perché era stata scoperta mentre truccava, tra l'altro rubava, anche insomma c'era stata una fase, e poi era stata rilanciata, in qualche modo riscoperta, sponsorizzata molto bene, quindi era tornata alla grande, alla ribalta. Chiaia riesce appunto a convincere Lombroso a incontrarla, questo incontro avviene di giorno, perché ovviamente uno dei punti su cui era più fermo Lombroso era quello di poter assistere a una seduta, a una trance in pieno giorno, per capire se ci fosse. Certo, anche perché ovviamente al buio sarebbe stato più difficile. Si incontrano quindi nel marzo del 91 in una camera d'albergo a Napoli, ed è lì che in qualche modo cambia nasce tutto. Nasce qualche cosa di Sì, viene folgorato, perché non riesce a trovare, a parte poi se ne accorgerà, e sarà lo stesso Lombroso ad ammettere poi più avanti, che la Palladino utilizza dei trucchi. Esatto. Però in qualche modo la giustificherà, come per cercare di mantenere alta l'attenzione del suo pubblico, per non deluderli. E lì però con la Palladino assiste a dei fenomeni di levitazione, a tutta una serie campanelle che suonano, oggetti che si spostano. E poi soprattutto la seconda volta che la vede c'è una tenda a un paio di metri dietro di lui che si sposta e che gli cade addosso. Tra l'altro lui non riesce... che cade addosso allo stesso Lombroso. Okay. E quindi non riesce neanche poi a strapparsela, a togliersela, se non dopo un po'. Quindi, e quindi ovviamente rimane molto colpito, e da lì ovviamente cambierà totalmente prospettiva. Ma secondo te Lombroso come ricercatore, domanda che tra l'altro ho fatto anche a Giancarlo, dopo una vita di ricerca per tentare, no, di trovare alcuni indizi che potessero aiutarlo a comprendere la differenza tra l'uomo normale e il criminale, dopo una vita di ricerca è arrivato all'aspetto medianico, spiritico, grazie a Eusapia, perché si è forse posto la domanda, allora forse devo cercare dentro, nel famoso spirito umano? Quindi poteva essere un tramite questo? No, secondo me no, nel senso che lui vive con passione questo nuovo fenomeno, però lo vive sempre comunque da scienziato. Non a caso poi scriverà, ammetterà di essere rimasto schiavo dei fatti e degli esperimenti, e semplicemente prima non aveva voluto, proprio perché aveva questi forti pregiudizi, studiare da vicino e approfondire lo spiritismo, però comunque manterrà l'approccio, il metodo del positivismo, tant'è che lui scriverà proprio che ha dovuto, che si vergognerà, che sarà dolente di aver avuto
questa certo. posizione prima, che ha cambiato ovviamente prospettiva, ma che non crede alla teoria dello spiritismo okay. che è nata dalle sorelle Fox, soprattutto sì. poi con la codificazione di Allan Kardec, quindi dagli anni 50 al 57 in poi dell'Ottocento, che quindi continua a non credere alla teoria. E quindi per poi spiegare, giustificare quello che succede, comunque utilizzerà delle categorie desunte dalla scienza del positivismo, perché lui vedrà comunque lo spirito, tra virgolette, in forma materiale, cioè non crederà al fatto che quelli che vengono evocati siano chiaro, gli spiriti dei defunti, anime dei defunti assolutamente, certo. e cercherà anzi di vedere all'interno della teoria dell'etere la possibilità che si possa trasmettere il pensiero e che quindi non ci siano delle forme di evocazione appunto degli spiriti dei defunti, più ma che ci sia una trasmissione okay. attraverso l'etere, sì. In effetti questo è stato uno degli argomenti trattati con Giancarlo quando gli ho posto la domanda della memoria collettiva, della teoria della memoria collettiva, certo. quindi forse la possibilità di accedere ad alcune informazioni contenute all'interno di questo, tra virgolette, etere, e questo forse poteva essere il sì, caso. Allora lui fa, Lombroso farà proprio degli esempi, scriverà e lo spiegherà. L'ultimo libro, tra l'altro, se non erro. Assolutamente, Lombroso. Anche perché tra l'altro lui fino alla fine, sì. la sera prima di morire, nel 1909, lui stava ancora correggendo proprio il libro su quello, proprio perché poi dedica gli ultimi anni allo studio, sebbene certo. poi non abbia stravolto lo studio dei fenomeni medianici, però comunque ha vissuto anche con umiltà questo cambio di pensiero, di paradigma. Diciamo che ha mantenuto la sua metodologia di indagine anche su aspetti. Questo assolutamente sì, però ha avuto l'umiltà appunto di dire ho sbagliato a non approcciarmi e i fatti esistono, sì. Non sono dei ciarlatani come invece pensava prima, quando chiaro. Addirittura chiedeva che venissero proibiti ad esempio gli spettacoli nei teatri e comunque quindi le manifestazioni pubbliche, pensavano fossero semplicemente tutti dei ciarlatani, invece si rende conto che i fenomeni, quindi che i fatti ci sono. Ma cerca di giustificarli e di interpretarli alla luce del metodo chiaro, che comunque chiaro, aveva chiaro. Sempre utilizzato. Ad esempio spiegherà che quando c'è un tavolo, quindi con diverse persone che fanno la catena, può essere che il medium possa mettersi a parlare il latino, un'altra lingua che non sa, se è presente a quel tavolo una persona che lo che sa, che conosce il latino. Perché? Perché attraverso l'etere questi fa viaggiare il proprio pensiero, c'è uno scambio di informazioni che arrivano appunto al medium. Una famosa sintonia che in quel momento diventa importante. Esattamente. Così come la trasmissione di, ad esempio, di concetti, di nozioni, di informazioni legate a persone morte, sì. sono sempre legate alla presenza di una chiaro, persona nella lì memoria che conosce. Della esatto, persona stessa. Questo anche per spiegare dei fenomeni a cui assiste, cioè assiste durante poi gli successivi incontri con la Palladino, ci sono altre persone che assistono all'evocazione, tra virgolette, della madre defunta o di un qualcuno defunto, e lui per spiegarlo parlerà proprio di questa trasmissione di pensieri e di informazioni. Quindi questa condivisione delle informazioni. Questo dal lato informazioni. Invece okay. poi dal lato più spettacolare dei fenomeni medianici, sulle stesse analisi della Palladino stilerà un ritratto particolare, cioè scriverà che la Palladino comunque è una nevropatica, perché comunque per lui tutti questi fenomeni sono legati al sonnambulismo, anche all'ipnotismo e a delle persone che magari soffrono di epilessia, cioè comunque hanno delle caratteristiche particolari secondo sì, Lombroso. Delle patologie, tra virgolette. Hanno delle sì. patologie e in particolare la Palladino per lui, oltre ad essere una nevropatica, ha avuto un trauma da piccola al parietale sinistro, per sì, cui addirittura... Sì. inserendo il dito e c'è un è affossato, e quindi per lui anche vero. In questo caso
Può darsi che durante la trans ci siano delle funzioni a livello cerebrale e psichico che si bloccano, sì, per far funzionare una invece forma di alterazione del... Esatto, ricordo, sì, questa cosa dell'incidente avvenuto nell'infanzia, perché lei parlava spesso del vento freddo, sì, che percepiva o ha percepito per tutta la sua vita, proprio proveniente poi di fatto da causa dell'incidente, da questa parte del cranio, sì? Mentre invece avevo letto qualcosa anche in merito a questo possibile fluido, no? Sì. Che di fatto poteva fuoriuscire dalle mani della Palladino, attraverso il quale sembrava che lei potesse interagire con l'ambiente esterno e con le persone, o toccandole, sì, o spostando. Okay. Sì, sono sempre fenomeni a cui assiste Lombroso, perché poi lui e gli altri si sentono durante le sedute toccati da delle, sì, mani freddissime. Alcuni ad esempio si sentono che hanno i baffi come delle mani ghiacciate, che si mettono a giocare con i baffi o che gli tirano, sì, i capelli. Però anche a questo tipo di fenomeni lui cerca di trovare una soluzione da un punto di vista comunque materialistico e scientifico, cioè secondo lui c'è proprio una capacità data da questo trauma che ha avuto la Palladino, più dal fatto che sia appunto una nevropatica, si accentuano delle caratteristiche dal punto di vista fisico che permettono, okay, questi fenomeni. Quindi comunque c'è sempre una giustificazione. Per lui non esistono, i defunti non sopravvivono, è molto, okay, chiaro, quindi non appaiono le anime o gli spiriti dei defunti. E tra l'altro secondo me è molto interessante, perché il tipo di approccio che comunque aveva Lombroso era assolutamente in linea con l'approccio, il metodo dell'antropologia culturale, dell'etnologia e anche poi della storia delle religioni nei confronti dello sciamanesimo. Ah, questo è un altro aspetto molto interessante. Perché inizialmente, fino ai primi, diciamo, i primi due decenni del secolo scorso, fino a autori del calibro di Mircea Eliade, lo sciamano veniva considerato come un malato psichico, un malato, certo, con delle patologie anche neurologiche, e anche la categoria sciamano veniva riportata legata all'epilessia. All'epilessia. Esatto. E quindi non erano per loro il fatto che essere un medicine man, essere uno sciamano, comportasse un trauma tale anche che aveva delle ripercussioni anche sul fisico, per cui poi era normale, chiaro, che oltre alla trans, chiaro, avessero i problemi neurologici, ma era il contrario, erano delle persone che avevano delle problematiche fisiche, sì, neurologiche, e quindi tutto ciò che ne derivava rientrava comunque una in una casistica particolare. Sì. Ho visto anche qualcosa di interessante, e avevo letto sul presunto spirito guida, no? Della Palladino di Eusapia, sì, John King, se non, sì, sbaglio, sì, mi ha incuriosito questo aspetto, che poi sembra essere lo spirito predominante per tutto il resto della sua carriera, no? Sì, 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 sì. John King. Sì, assolutamente. Ritorna spesso, e anche qua è una caratteristica comune comunque a molti medium. Certo. Da bambino si direbbe amico immaginario, no? Sì, in qualche molto modo, vicino, oppure una forma di daimon, o ancora noi pensiamo che di nuovo lo sciamano ha gli spiriti aiutori, sì, che non sono soltanto quelli che lo chiamano quando riceve la chiamata, ma sono quelli che lo assistono durante la trance, soprattutto durante i viaggi nel cielo, comunque nell'altro mondo. E quindi sono degli spiriti con delle caratteristiche, quindi non è che c'è uno spirito che viene e che va, ma sono quelli. Sono, e Eusapia aveva appunto John King. La, sì, figura di John King. Esatto, sì, sì, sì. Tra l'altro Eusapia è un personaggio veramente affascinante, perché da quello che racconta la storia non ha mai voluto entrare a far parte di questa realtà medianico, che ci si è proprio trovata. Lei stessa diceva che io, sì, mi ci sono trovata, e tra l'altro l'hanno portata a fare questi primi esperimenti. Quindi lei di fatto assolutamente si è trovata a essere un tramite, un medium, no? In maniera del tutto involontaria. Se non ricordo male avrebbe voluto fare la ricamatrice, no? Sì, anche perché veniva, cioè era di umilissime origini, sì, sì, analfabeta, e scoprono queste sue capacità mentre lavora al servizio di una casa, di una famiglia.
troverà poi, ci sarà poi un tutore delle sue capacità e appunto, come dicevo prima, ci sarà poi questa fase negli anni 70 in cui si scopre che utilizza dei trucchi, però poi viene rilanciata nella metà degli anni 80 e ci saranno grandissimi anche scienziati, pensiamo ad esempio anche a Schiaparelli, certo, che si avvicinano a lei, quindi non soltanto una curiosità più scientifica, esatto, quindi non soltanto degli spiritisti, certo, come sarà. E comunque fuori di dubbio, anche quando poi si trasferirà negli Stati Uniti, che utilizzava dei trucchi, quindi che poi fosse semplicemente per poter spettacolarizzare, coadiuvare o altro, certo, questo non si può sapere perché indubbiamente, bisognava esserci. Indubbiamente. Immagino che l'opinione pubblica in quel periodo come ha reagito di fatto a questa nuova ricerca da parte di Lombroso nel mondo dello spiritismo? E fu una sorpresa, sì, ebbe un eco clamorosa perché era l'emblema, sai, dello scienziato, il fatto che si fosse dedicato agli spiriti. Dedicato agli spiriti, e non a caso, allora, da un lato fu molto pubblicizzato. Ci fu anche un po' di sconcerto tra i colleghi, invece a essere contentissimi furono gli spiritisti, che iniziarono a scrivere lettere, articoli, certo, ovviamente per dimostrare il proprio entusiasmo, perché pensavano, diciamo che speravano che Lombroso potesse fare un po' come aveva fatto Conan Doyle, che si era letteralmente poi convertito allo spiritismo, certo, cosa che invece Lombroso non farà, nel senso che continuerà a studiare sempre, come dicevo prima, con questo metodo, certo, scientifico, critico, assolutamente. E quindi, come scriverà, se si era sentito dolente per l'atteggiamento che aveva avuto prima, chiaro, superiorità, di disprezzo addirittura, perché prendeva in giro, disprezzava e considerava dei ciarlatani gli spiritisti, ammetterà che i fatti erano veri, ma non si convertirà mai alla teoria, quindi non diventerà un Conan Doyle. Però ovviamente nel campo dello spiritismo questa vicinanza di Lombroso verrà presa ovviamente benissimo e verrà pubblicizzata molto, perché molto, poi pensiamo ad esempio anche in una città come Torino, in cui i medium spiritisti che hanno anche aiutato a creare quest'aura, no? Sì, sulfurea, sì, un po' luciferina di Torino, una notizia del genere ovviamente. Però mi viene da farti una domanda, una curiosità: ma secondo te, o se tu stessa hai avuto modo di poter verificare, qualcuno del campo chiaramente dello spiritismo ha mai provato a evocare lo spirito di Cesare Lombroso? Guarda, ti consiglio di provare a sentire uno spiritista, un occultista, sì, un professionista, perché erano delle modalità che comunque avvenivano normalmente, okay, però magari qualcuno che ti possa raccontare anche in dettaglio se effettivamente è stato evocato lo spirito di Lombroso, esatto. Perfetto. Enrico, è stato un piacere come sempre. Grazie anche ci per me. Ci rivedremo di sicuro in futuro. Assolutamente. Giada, ho bisogno di te. Eccomi. Ciao. Eccoci. Enrica. Grazie. Alla prossima. A presto, grazie. Vuoi accompagnare? Certo. Grazie.